Oggi facciamo semplicemente un gioco, il gioco del cinema e del teatro. Dovete fare esattamente quello che fate normalmente a scuola. 1:11 seconda. Azione! Al cinema per fare buon auspicio, che così la giornata va bene, ci divertiamo tutti insieme. Allora uno dice in bocca al lupo e gli altri rispondono crepi. Più forte crepi. I bambini aquilani sembra che siano stati un po' dimenticati da tutti, nel senso che purtroppo dopo un'azione anche tempestiva del governo centrale e della protezione civile nel 2009 e 2010, che ha permesso ai ragazzi di riprendere la scuola a settembre del 2009 in moduli temporanei, in dei container per quanto di ultima generazione, ma pur sempre container, poi sono finiti nel dimenticatoio. Ritornare per la sesta volta, per il sesto anno consecutivo, in queste lamiere, in questo MUSP, in questo modulo ad uso scolastico provvisorio, ha un significato veramente, posso dire, anche deprimente a livello personale e a livello sociale. Abbiamo aereatori i cui filtri vengono cambiati molto raramente e che quindi hanno incrementato malattie anche a livello respiratorio. Abbiamo anche i listelli che uniscono i moduli, i vari moduli, che ormai cominciano ad alzarsi e che causano ferite, per esempio quando i bambini giocano buttandosi per terra. Sono dei contenitori in cui dovrebbero andare, penso forse le sardine, credo che più o meno sia quello. D'estate muoiono di caldo, quando anche d'inverno muoiono di caldo. Le finestre non sono a norma perché spesso non si possono aprire. E quindi nella prima ora devono indossare i giubbotti perché fa freddo e poi la temperatura credo che salga verso i 35 gradi. Questi sono moduli che dovevano esistere forse per un paio d'anni, ma non di più, e ci troviamo a passarci 6 anni a doverceli tenere anche stretti, perché la realtà di questa zona è questa. La possibilità di constatare, di rendermi conto che siamo stati inseriti in questo progetto L'Italia del Futuro promosso da ActionAid. Si tratta chiaramente di una campagna di raccolta fondi per sensibilizzare la cittadinanza con soli 0,65 centesimi al giorno, e che ci dà la possibilità quindi di adottare una scuola e di realizzare delle attività formative di notevole importanza per i ragazzi e soprattutto per la realtà aquilana. Adotta una scuola è un progetto che ci vede in 3 città affiancati a degli istituti comprensivi, all'Aquila e Gianni Rodari, ed è un progetto che vuole sì sostenere le scuole in momenti di difficoltà a livello economico, finanziario per le scuole, ma anche sostenere le comunità su cui queste scuole insistono, e quindi abbiamo voluto affiancare alla progettualità aquilana anche quella di un'azione di cittadinanza per chiedere tutti insieme dei tempi certi per la ricostruzione delle nostre scuole. Siamo gli amici di questa scuola e ci stanno facendo andare in televisione, stiamo a fare un cortometraggio. Che cosa state imparando da questo cortometraggio? Mai fare una scuola all'aperto. Renzi, che faccia qualcosa per l'Aquila, perché la cittadinanza non ne può più per tanti motivi, non solo per le scuole, ma anche i nostri figli hanno diritto ad avere una scuola come tutti i bambini italiani. Stop! Thank you.
scuola di basket. Mamma!